La situazione non era facile ante coronavirus. Il commercio tradizionale soffriva già, soprattutto per l'avvento dell'e-commerce. Di conseguenza non era una situazione facile. Ci apprestavamo ad aprire, dovevamo inaugurare il 23 di marzo un nuovo punto vendita su Reggio Emilia, unificando i due che avevamo già aperto, no? Ne chiudevamo, ne aprivamo uno nuovo. Purtroppo ci ha dovuto un attimino stoppare. Però siamo sul pezzo. Importante e avere la consapevolezza adesso di riuscire ad aprire, ecco, ce la stiamo mettendo tutta, però la situazione non è facile. Io mi sento quotidianamente con imprenditori, commercianti a qualsiasi livello, ci si lecca un attimino le ferite, però insomma siamo tonici, siamo sul pezzo e speriamo insomma che tutto torni come prima, se non meglio di prima. Vinto che dopo mesi di lockdown la gente abbia, diciamo, voglia di uscire, voglia di andare un attimino per negozi, socializzare, e questo penso che sia positivo. Quali sono i punti forti sui quali lei ha provato a lavorare in questo periodo di fermo? Quello che noi stiamo cercando di fare e che torneremo a fare sicuramente sono iniziative legate al nostro mondo della merceria, dell'hobbistica. Partiremo, diciamo, con delle iniziative legate anche a dei corsi, legate a dei tutorial per portare la gente anche a ritornare un attimino a quel mondo del cucito, del rattoppo, proprio tornare a riavvicinare la gente a quel mondo che si era un po' perso. Questo ultimo, diciamo posso dire anche quinquennio, no? La poco tempo da dedicare anche un po' alla casa, un po' a tutto quel mondo che di cui le parlavo prima. Ma come mai è avvenuto in questo periodo questa riscoperta, appunto? Che cosa è accaduto in questo periodo dentro di lei per mettere in campo sentimenti anche di questo tipo? Tanto sentimento, insomma, la nostra storia parla chiaro, insomma, è la storia dei miei suoceri, è la storia della nostra azienda. Poi questo lockdown ci ha consentito anche un attimino, a mio parere, di riscoprire certi valori che erano venuti a mancare. Il fatto anche dell'avvento dell'e-commerce, cosa ci ha portato? Ci ha portato a avere poco tempo per noi stessi, per la casa, e secondo me questa è una cosa che dobbiamo riscoprire, no? In questo momento, in questo periodo che abbiamo vissuto. Cioè, il fatto anche adesso di tornare alla vita, di tornare a uscire, a socializzare, andare per negozi, io mi auguro che sia questo il messaggio che vorrei lanciare. Siamo tutti depressi, siamo tutti stanchi, siamo tutti ansiosi, torniamo a uscire, torniamo ad andare per negozi, torniamo a riscoprire la voglia proprio anche di vedere, di conoscere, di toccare, no? Naturalmente sempre con le debite precauzioni, perché noi ci stiamo prestando in questi giorni, abbiamo 4 negozi, a sanificare, ad attrezzarci appunto per dare sicurezza all'interno dei nostri punti vendita. Cioè, io mi aspetto questo, sinceramente, e me ne sono accorto anche in questi giorni, perché siamo tempestati di telefonate, troviamo la gente davanti ai cancelli dei negozi. Il fatto già di essere usciti indenni da questa situazione è importante. Stiamo attenti, naturalmente, però sono convinto che il futuro sia roseo. Voglio essere così, cioè, ma sicuramente sarà così, sicuramente, sono pienamente convinto. Il nostro obiettivo è questo, tornare alla tradizione. Il nostro core business è sempre stato la merceria, il filato, l'hobbistica, i tendaggi, i tessuti, i bottoni, tutto quel mondo meraviglioso, no? Che si era un po' trascurato in quest'ultimo periodo con l'avvento, anche abbiamo inserito ad esempio nei nostri punti vendita l'oggettistica. Quello che vogliamo fare è tornare all'antico, un po' a riassaporare quei sapori che avevamo prima di quello che è successo. Stiamo allestendo un negozio, a mio parere, splendido, dove addirittura inseriremo una bellissima mostra su macchine da cucire antiche, bottoni antichi, tessuti di storia antica, proprio per ridare quel sapore. Sapone, ecco, che secondo me si era perduto. Anche perché una scelta come questa fa cambiare anche il rapporto che avrà e che intercorrerà con la clientela, diventa molto più personale, secondo me, molto più intimo, tra virgolette. Spero, mi auguro che questa situazione abbia lasciato un segno e porti la gente proprio a tornare ad uscire, a discutere, a confrontarsi, a ritrovare quei valori che si erano persi, perché questa è la verità. Come coniuga la tecnologia con la tradizione? La
tecnologia la stiamo vivendo, tutto è tecnologico, però facciamo un passo indietro, a mio parere. La piattaforma di cui mi stava parlando? Siamo online, purtroppo la stavamo sistemando con il lockdown, con la chiusura dei negozi, non siamo riusciti a, proprio perché stavamo traslocando, noi stavamo chiudendo due punti vendita per farne uno nuovo, le lasci immaginare, nel momento clou purtroppo abbiamo dovuto sospendere tutta la lavorazione che avevamo in corso, però noi siamo operativi al 100% entro 10 giorni, 15 giorni, anzi io mi confronto quotidianamente, come dicevo prima, con tanti commercianti, imprenditori, tutti hanno questo desiderio, no? Ci sia questo ritorno un po' al negozio tradizionale, alla vendita tradizionale. Ecco. Sì. Sotto l'aspetto economico, di aiuti, di sostegno, di supporto, che cosa desidererebbe che potesse arrivarvi? Di cosa la sua attività avrebbe più bisogno? Se devo avere un pensiero su questo, mi augurerei che i miei dipendenti ricevessero la cassa integrazione. Per quanto mi riguarda, mi sono sempre arrangiato e sempre mi arrangerò. Quello che mi auguro è che velocemente arrivano i sostegni ai miei dipendenti. Proprio, ma proprio glielo dico col cuore, veramente.